Buongiorno a tutti, sono Gianluca, lo chef del Mare di Guido. Abbiamo pensato per voi di preparare un piatto da condividere per Pasqua. Allora, abbiamo un polpo che abbiamo fatto bollire per 40 minuti con pochissima acqua, con un fondo di carote, cipolle e sedano, un rametto di rosmarino e una foglia di alloro. Qui invece abbiamo del purè classico, patate bollite, schiacciate con del burro, e un po' di noce moscata, sale e pepe. E praticamente questo purè, una volta preparato, lo affumichiamo con dei trusci di ciliegio per dare un tocco di particolare al nostro purè. Allora, prendiamo il nostro polpo, lo andiamo a ungere precedentemente nel piatto, qui, prima di metterlo a rosolare in padella. Molto importante è cercare di mantenere l'umidità e la tenerezza del polpo anche se gli diamo la seconda cottura. Nel frattempo che quello rosola, andiamo a preparare il piatto, al montaggio del piatto. Poniamo la purea di patate affumicate a mezzo cesto sul piatto. Okay. Dei pomodori confit che abbiamo preparato semplicemente tagliando a metà dei pomodorini, seccandolo in forno a 100 gradi per 50 minuti, finendoli con un pizzico di zucchero e di sale. Delle foglioline, in questo caso di basilico. Terminiamo con un decote di nero di seppia temperato. Andiamo a dare un'asciugata al grasso in eccesso. Lo disponiamo al centro del piatto. Un saluto e buona Pasqua a tutti!